Amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, 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 direttamente da Linate. Vi ricordo prima di iniziare che sul canale dei Giargia siamo ripartiti alla grande con le promozioni, quindi andate a vedere il canale dei Giargia. Ho fatto il video, ho messo la clip, quindi andate a vedere il video, ho parlato dei pettegolezzi, ieri Calabria ha risposto. E poi unitevi al gruppo Telegram perché ci sarà l'estrazione di regali. Quindi se volete regali seguite anche il gruppo Telegram. Detto questo, parliamo della partita. Allora, ho visto tanti contenti, il Milan si è ritrovato, ne siamo usciti, Milan rinato. Io purtroppo non sono d'accordo, ragazzi, non sono molto d'accordo. Speriamo che questa vittoria abbia dato una botta di fiducia e ci abbia rimesso morale, però, cioè, qual è stata la differenza tra ieri e il derby, per esempio? Cioè, ieri un primo tempo, ragazzi, il Torino è venuto a dominarci a San Siro, cioè, poi non hanno segnato perché, come ha detto giustamente Juric, non hanno la qualità nei 18 metri finali per andare a far gol. Ma ieri, ragazzi, se il primo tempo finisce 2-0 per il Torino, cioè noi non siamo avvicinati mai alla loro porta, mai. Quindi come faccio a essere contento? Perché poi il Tottenham, perché a me mi interessa solo del Tottenham, parliamoci chiaro, ormai l'unica nostra ragione di esistere in questa stagione è il Tottenham martedì. Perché se no cosa facciamo? Stiamo qua a lottare per il quarto posto? A fine anno facciamo come i mediocri che festeggiano il quarto posto? Non l'ho festeggiato 3 anni fa, figuriamoci se festeggio quest'anno il quarto posto da campione d'Italia. Vado a festeggiare il quarto posto, vado a festeggiare. Pensa che magia, vado a festeggiare. C'è gente che lo festeggia, c'è gente che festeggia il quarto posto. Però facciamo analisi della partita, lasciamo stare il resto. Nel secondo tempo meglio, abbiamo voluto trovare il gol, abbiamo avuto comunque 3 occasioni importanti, quella di Leao e quella di Teo, più che altro quella di Leao, perché l'abbiamo avuta sullo 0-0. Poi dopo il gol il Torino si è aperto e quindi hai avuto un'altra 2 occasioni. Però nel secondo tempo, quello che io voglio farvi capire, che tu nel secondo tempo hai avuto l'occasione, quella di Leao, e poi hai segnato su un cross in mezzo che, se non sbaglio, era un calcio d'angolo, una punizione che l'abbiamo fatta girare, rigirare, e poi alla fine l'abbiamo messa in mezzo e ha trovato un gran gol Oliviero, che si è girato. Ma quando vi passa che si gira Giroud? Sei stoppata Giroud? Ma quando vi passa? Non vi passa mai che si è girato Giroud, si gira sempre Giroud, non vi passa mai. Quindi come faccio a essere ottimista per la partita dell'anno che sarà martedì? Ad oggi non sono molto ottimista, e anche la partita di ieri non li ho visti molto bene. Cioè, io li vedo che proprio non sono spaesati in campo. Cioè, i giocatori non hanno le posizioni, ma come è normale che sia, se tu metti un modulo nuovo, non è che i moduli sono vincenti o perdenti, c'ha ragione Pioli. Ma se tu metti un modulo nuovo, ci vuole tempo per assimilarlo. Noi abbiamo fatto un lavoro di 3 anni, 2 anni e mezzo, col nostro modulo che conoscevamo a memoria. Ti dico conoscevamo, perché adesso, a furia di fare un altro modulo, poi ti dimentichi anche com'era il tuo. Cioè adesso se tu ti rimetti a 4, non è detto che subito torni ai meccanismi che hai fatto per 2 anni e mezzo. Probabilmente sì, ma se continui a giocare a 3, poi ti dimentichi pure l'altro modulo. Quindi rimani che non sai né uno né l'altro, no? Di conseguenza non sono contento di come stanno andando le cose, ragazzi. Non sono ottimista per il Tottenham e non mi è piaciuta la partita di ieri. È tutto da buttare, no? Non è tutto da buttare. Ho visto un Teo in crescita, ho visto Giroud che ha corso tantissimo nel secondo tempo. Cioè, voleva proprio vincere sta partita, ha baciato la maglia. Cioè proprio è diventato rosso nero dentro Giroud, no?
si vede che proprio dentro di sé è diventato rosso-nero. E è tornato Ibra e abbiamo vinto. Sarà un caso, sarà un caso. Sarà lui fortunato che torna al momento giusto, no? Fatto sta che quando c'è Ibra le cose cambiano. E ho visto un bel Malik Cho, adesso ne parliamo nelle pagelle. E quindi qualcuno potrebbe anche giocare di tutti gli acquisti che abbiamo fatto. Un Tonale che ha corso tanto, però l'ho visto correre tanto, ma con poco frutto. E di positivo poco altro, ragazzi. Di positivo poco altro. Vediamo, vediamo cosa succederà martedì. Io vedo una squadra che fa fatica a giocare, che lanciamo su, che le due punte ancora non hanno i meccanismi. Vediamo. Io non sono contento di questa partita. Serviva la vittoria? Sì. Sento dire tre punti fondamentali. Tre punti fondamentali di che? Di che? Per arrivare nei primi quattro? Tre punti fondamentali di che? La partita importante è martedì. A me di aver vinto col Torino, potevi vincere, potevi pareggiare, potevi perdere. La partita importante è martedì. Cosa mi interessa a me del campionato ormai? È andato, speriamo che è andato, eh. Il Napoli, speriamo che continua così. Speriamo, perché sennò non lo vinciamo noi. Andiamo con le pagelle, andiamo con le pagelle. Tatarusanu, 6 più. Allora, mi devo correggere, ieri ho detto una fesseria. Quando è caduto Kier, ho detto lì dovevo uscire Tata e ha messo lui in difficoltà Kier, che poi è caduto. No, in realtà poi l'ho rivista bene e lì ha proprio sbagliato Kier. No, non è colpa di Tata. Ovvio, se Tata usciva risolveva, però è Kier che ha sbagliato. Per quanto riguarda, non gli do un voto altissimo, perché l'unica parata bella che ha fatto è a gioco fermo. Cioè, ha fatto quella bella parata sulla destra a gioco fermo, perché era già fallo. Per il resto, normale amministrazione, anzi, ha messo parecchia in sicurezza e soprattutto lanciava sempre. Non ha mai voluto giocare. Prego, prego. Scusate, faccio anche finta di lavorare. Stavo dicendo, non ha mai voluto giocare. Cioè, era proprio lui che diceva no, andate su, perché aveva paura. E quindi mette in sicurezza tutta la difesa in generale. Detto questo, gli diamo un 6 più, onesto. E comunque ha fatto il suo, non abbiamo preso gol, va bene così. A destra, Selemaker. Selemaker, secondo me, quello è un po' il suo ruolo. Ha lottato, gli do 6, non esagero. Ha lottato, ha chiuso tante volte. A volte si è gasato nel chiudere. Lui si è gasato nel fare le chiusure. E lui dovrebbe essere un giocatore di qualità, un giocatore che fa la differenza dalla tre quarti in su. In realtà lui gioca meglio quando deve correre. E il quinto è, secondo me, il suo ruolo. Il quinto, quello deve fare. E va bene così. Gli diamo un 6, sicuramente meglio di Calabria, che attualmente non può giocare. In difesa, Calulu 7, quello che mi è piaciuto di più. Quello che mi è piaciuto di più, uscita a testa alta, è salito 2-3 volte proprio portando la palla al piede. Ha fatto quella bella azione che poi è andata all'esterno a Teo, che Teo purtroppo ha tirato fuori. È un bel Calulu, più veloce dei tre. Calcolo che tra Ciao, Kier e Calulu è il più veloce dei tre, anche se Ciao non è lento, eh. L'ho visto bene ieri, anche un paio di volte è salito palla al piede. Mi è piaciuto anche come ha portato palla Ciao, con personalità. Mi è piaciuto. E quindi Calulu 7, Kier 5 e mezzo. Tanti mi hanno detto è fermo, è fuori condizione, stiamo giocando male. Tutto vero, tutto vero. Allo stesso modo è l'unico che sa dirigere la difesa, cioè l'unico che ti chiama, ti mette le posizioni, ti tiene ordinato. Quindi è vero che non è al top della forma, è vero che è un po' fermo, è vero che il giallo l'ha preso perché l'arbitro l'ha fischiato fallo su Leao e lì doveva per forza fermarlo d'esperienza, perché ha fatto fare un salto, l'ha ucciso quel poverino. Però non è a posto, gli do 5 e mezzo. Stava per fare una,
un pro qua lì che è inciampato, è caduto, imbarazzante. 5 e mezzo perché è stato salvato. Ecco, lì ha fatto l'uscitina a Tartarusano, abbastanza scolastica, dai. E 5 e mezzo per Kier. Malik Cho, gli diamo un bel 6 e mezzo. Non esagero con i voti, però un bel 6 e mezzo glielo voglio dare. È giovane, ha tanti margini di crescita, bene in chiusura, sempre aggressivo, sempre cattivo, molto bene nei colpi di testa, molto bene nei colpi di testa. È vero che è un gigante, però non è detto che poi i giganti la prendono. E invece lui le ha prese tutte lui, cioè gli angoli, se non c'era Ciao, prendevamo gol. Quindi molto bene nei colpi di testa, ci ha salvato diverse volte. E poi mi è piaciuta la personalità con la quale è avanzato 2 o 3 volte con il pallone. Cioè, a volte vedevi uno che prendeva, partiva da dietro ed era ciao, palla al piede, con personalità, senza perderla, gioca. Mi è piaciuto, devo dire la verità, mi è piaciuto. Non l'ho mai elogiato più di tanto. Anche al derby gli avevo dato 5 e mezzo, perché comunque è stato graziato dal VAR, che poi tra l'altro era il voto più alto, 5 e mezzo, non mi era dispiaciuto al derby. Ieri mi è piaciuto, l'ho visto meglio, l'ho visto bene, l'ho visto con personalità. Nella difesa 3 sicuramente ha da dire la sua, vedremo. Poi per giocare a 4 ovviamente, se hai Kalulu Tomori, giocano Kalulu Tomori. C'è poco da... Vediamo adesso che tornano. Ieri Pioli ha detto che poi la rivedremo la difesa 4. Non la rivedremo purtroppo col Tottenham. Se la rivedremo, più avanti, dopo l'Atalanta. Quindi adesso abbiamo Tottenham, Monza, Atalanta. Forse dopo la rivedremo. Dipende anche come va col Tottenham. Io ho una paura di prendere un 3-0 al primo tempo. Vediamo. Comunque 6 e mezzo per Malik Cho. Teo 7. La vittoria del Milan, come ha detto giustamente Pellegatti, è figlia della crescita di Teo. Cioè nel secondo tempo è cresciuto Teo, è cresciuto il Milan. Ha fatto tutto lui, il gol l'ha fatto lui. L'azione quella lì che l'ha tirata poi fuori, ha fatto uno scatto di 50 metri che ha bruciato tutti. Quando cresce Teo, cresce tutto il Milan, perché è un giocatore over categoria. Fortissimo Teo, lo sappiamo. Ha detto lui stesso nell'intervista post partita che mentalmente era un po' scarico dopo il mondiale. Adesso mi sembra di averlo ripreso, a parte quei capelli inguardabili con quella faccina qua dietro. Quello vabbè, ha poco a che fare col calcio. Bello anche il siparietto con Calabria per smorzare tutte ste chiacchiere inutili degli spogliatoi. Avevo detto che erano chiacchiere. E bene, bene. Tonali 6. Io l'ho visto correre tantissimo, l'ho visto aggressivo su tutti i palloni, l'ho visto cattivo, però l'ho visto poco utile. Cioè, centrocampo ieri, poca personalità. Cioè, palla al piede non l'ho mai visto Tonali. L'ho visto sempre rincorrere l'avversario. Cioè, tutte le volte che ho visto Tonali ieri stava rincorrendo un avversario. Che va bene, nel senso che è andato lì a lottare. Ma palla al piede noi? Giocare noi? Cioè, noi non riusciamo a giocare. Il problema è che noi non riusciamo a giocare a calcio. Continuiamo a lanciare. Quindi i difensori non giocano, i centrocampisti non danno una mano ai difensori e si fa fatica a giocare a calcio perché non abbiamo i centrocampisti. Se manca Benasser sei morto. Quindi gli do 6 a Tonali perché ha fatto fatica, però comunque ha lottato. A Krunic io gli darei 5, neanche 5 e mezzo, 5. Cioè io ieri Krunic non l'ho visto. Ma dov'era Krunic? Cioè io vedevo Tonali che rincorreva gli avversari, ma Krunic? Cioè voi ditemi una volta dove avete visto Krunic recuperare un pallone, fare un passaggio, provare a giocare. Dov'era Krunic ieri in campo? Io non l'ho visto, ragazzi. Mi spiace dargli 5, ma non l'ho visto. Cioè proprio io non l'ho visto. Cioè, vi faccio un esempio. Quando c'è Benasser, che gioca nello stesso ruolo che ha giocato ieri Krunic, tu lo vedi Benasser, no? Lascia stare la qualità, che ovviamente è una qualità diversa, ma lo vedi? Ieri Krunic voi l'avete mai visto? No, dite, se l'avete visto, io me lo sono perso, io probabilmente dormivo. Io non l'ho visto. Quindi do 5 perché non l'ho visto. Diaz,
6 e mezzo. Mi è piaciuto, ha lottato, ha tenuto palla, ha dato un gioiellino a Giroud, quelle assist che può valere la partita. E poi è l'unico che ci faceva un po' respirare, ragazzi. Cioè, non giocava. Allora, la difesa non giocava, centrocampo non giocava. O davamo la palla su a caso per Giroud, oppure davamo palla a Diaz ieri. Cioè, le uniche volte che abbiamo provato a giocare a calcio è perché la palla ce l'aveva Diaz. Se tu riguardi il primo tempo, le uniche volte che abbiamo provato a giocare è perché aveva palla Diaz. Se no, erano lanci lunghi o palla persa. Quindi 6,5 per il piccolo Diaz. Peccato che Dio non ti ha donato del fisico, saresti diventato un grandissimo giocatore. Peccato. Giroud, un primo tempo male, ha sbagliato tutti gli appoggi, passaggi eccetera, un secondo tempo sontuoso, gli do 7 perché comunque ha deciso la partita, per l'attaccamento alla maglia, per come ha lottato. Non vorrei che ha speso troppo. È vero che giochiamo martedì, c'è tempo perché mancano 4 giorni, spero che non ha speso troppo. È vero anche che tutta la settimana che non giochiamo, facciamo una partita a settimana, quindi molto bene. Molto bene Giroud, molto bene Giroud. Si vedeva proprio che ci teneva e ha trovato una delle sue girate che non vi passa mai, però finché Giroud si gira, fatti vostri. Leao non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto, gli do 5, non mi è piaciuto assolutamente. A parte che il gol ha sbagliato e poi 2 o 3 volte era in uno contro uno. Soprattutto il primo tempo ha avuto un'occasione che era uno contro uno con Gigi, se l'è allungata troppo presto e poi si è fatto chiudere. Cioè, quelle sono occasioni che se giochi con le due punte e Leao, dato che Pioli dice no, a Leao piace giocare là, capito? Però quando sei uno contro uno col difensore non sei in fascia ma sei in mezzo al campo, lì se lo salti è gol. E invece 2 o 3 volte è successo e non sei andato a fare gol. E anche una volta che è stato in fascia poi ti si è fatto chiudere. Anche l'atteggiamento non mi è piaciuto, anche dalle parole di Maldini sembra che qua il rinnovo altro che vicino, quindi non c'entra niente il rinnovo con la partita, però non mi è piaciuto ieri a Leao. E io sono uno di quelli che non lo vuole assolutamente vendere, perché è l'unico giocatore forte che abbiamo, quindi figurati. Purtroppo 5 Leao. Sono entrati dalla panchina di utili. Gabbia, 6, è entrato, non ha fatto errori, ha tenuto bene gli ultimi angoli, li abbiamo tenuti bene, quindi gli diamo un 6 di stima. E poi è entrato De Ketelaer al posto di Diaz, gli do 6 anche a De Ketelaer perché l'ho visto entrare cattivo, gagliardo. L'ho visto entrare, non ha fatto niente di eccezionale, però è entrato a lottare, è entrato col mood e lo spirito giusto. Speriamo di vedere un nuovo De Ketelaer d'ora in poi. Non commento gli ultimi 3 cambi. Voto a Pioli, 5,5. Continua a insistere con questa difesa 3 che a me non piace. Non giochiamo a calcio, ci è andata bene ieri, purtroppo riproporrà la stessa cosa col Tottenham. Non mi sta piacendo in questo periodo, l'ho sempre sostenuto, lo sapete, ma in questo periodo proprio non mi sta piacendo, non mi piace come gioca il Milan e quindi il voto non può essere più di 5,5 anche se ha vinto. E poi soprattutto i 3 cambi all'87esimo, cioè che cosa vuol dire fare 3 cambi all'87esimo? Lascio a voi i commenti per i 3 cambi all'87esimo, perché veramente sono senza parole nei commenti. Cioè, all'87esimo quei 3 cambi cosa servivano? Per fare casino? Per prendere gol su un calcio d'angolo? Cosa serve 3 cambi all'87esimo? Vabbè, non li commento neanche. Calci d'angolo, gli do 6. Molto bene nei calci d'angolo contro, nel senso che abbiamo tenuto bene, non abbiamo praticamente mai rischiato. Ho fatto quasi l'autogol Tonali, ma perché era andato a chiuderne 2. In ogni caso bene. Davanti non so neanche se ne abbiamo battuti, forse uno. Il gol forse arriva proprio da azione, da angolo, non mi ricordo se era un angolo o una punizione. Diamo un 6 e va bene così. Staff medico, questa settimana non si è rotto nessuno mi sembra, quindi gli diamo un meno 2, rimaniamo sempre a meno 2, cioè era arrivato forse a meno 5, gli diamo un meno 2 che non sbagli mai. Società e dirigenza 0, perché non esiste, quindi 0. Non abbiamo ancora fatto il rinnovo di Leao, mercato 0, quindi 0.
E basta. Penso di aver detto tutto. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like. Ci sentiamo come sempre nel pomeriggio o in serata. E fate i bravi. Penso che landscape che ho qua oggi, guarda, da Vialecchi. Facciamo paura. Ciao.